Buongiorno! Allora, sì, sono struccata perché ho appena accompagnato Aurora giù al pulmino, sono le 9, quindi sono anche abbastanza devastata per i capelli perché li devo lavare, sono arrivati alla frutta e per di più dovrei riandare a fare il colore perché vedete queste ciocchettine qui mi sono diventate praticamente arancioni e niente, dovrei riandare un po' a sestato colore. Ora vediamo un attimo perché volevo un attimo aspettare per assestarlo un paio di mesi almeno perché poi li assesterò per bene, visto che ho un avvenimento abbastanza importante, cioè parecchio importante per me. Ho un avvenimento importante, quindi li assesterò tra un paio di mesi, sì, tra un paio di mesi li andrò a rifare. Per ora mi tengo le ciocchine arancioni, che tra parentesi a me piacciono pure i capelli rossi. Vabbè, lasciamo perdere, questa è una parentesi. E niente, allora, perché stiamo vloggando? Non lo so, perché mi andava. Intanto metto il fondotinta. Voglio provare a mettere il fondotinta, questo qui di Avon, con la spugnetta che c'è in dotazione. Perché il mio. Sto combattendo con la pellicola di protezione del fondo. Non si leva! Non si leva! Oddio, ma come caspita! Aspettate un attimo! Ma caspita, l'hanno messa questa! Ma guarda tu! Eccola! Ce l'ho fatta, l'ho levata. Allora, dicevo. Lo sto mettendo con la spugnetta perché il pennello da fondotinta che utilizzavo prima, ovvero questo qui. Oddio, ho tirati fuori due. Stamattina è un disastro. Questo qui di Elf, il powder brush, quando l'ho lavato ho avuto un piccolo incidente di percorso e quindi da che era piatto regolare adesso è così. È praticamente irregolare. In mezzo a un buco ha perso peli, è spampanato, quindi stamattina cercherò di arrivare all'acqua e sapone a vedere se riesco a trovare un altro pennello per il fondo, se no ritornerò alla spugnetta, anche se io la spugnetta non mi piace in granché. È scomodissima, ci cioè si mette 100 anni per mettere il fondo con la spugnetta. Non è per me la spugnetta. Io so più per il pennello. Comunque. E poi mi sembra che la spugnetta mi rilascia più prodotto di quello che serva. Non so il perché. Vabbè. Intanto. E poi mi sembra che la spugnetta, soprattutto queste qui che sono in dotazione, mi sembra che vanno a prelevare tanto più prodotto di quello che realmente serve. Quindi il prodotto praticamente vi finisce prima. Poi vabbè, forse so tutte supposizioni mie, tutte cose strane mie, però a me mi sembra così. Adesso applichiamo un po' di correttore. Ah, tra parentesi, le tinte sono arrivati i correttori. Ti sono arrivati i correttori, quindi quando vuoi. Aspettate, questo non era un Get Ready With Me all'inizio, doveva essere semplicemente un vlog dove vi chiacchieravo, eccetera. Ecco, metto questo, così almeno lo tiro fuori. Ok. Ovviamente sono raffreddata, quindi non ci fate caso. Allora metto questo che è il Color Tattoo di Maybelline in colorazione Permanent Taupe, quello che è andato praticamente a ruba un po' di anni fa, il taupe opaco da tutti i giorni. E, un pennello, questo di Essence. E niente, allora voglio provare questo qui che l'ho appena preso di Avon.
il Mega Effect Eyeliner. L'ho preso perché quell'eyeliner, quello in penna che avevo preso, non mi funziona più. Ammazza quanto è fino. Ed è questo qui, è quello che ha la puntina così, così come se fosse un evidenziatore. E l'ho voluto prendere perché quello di pupa del coso, di quello grosso, di questo qui, del Pupa Vamp, già si è seccato, già è finito. E già scrive poco, quell'altro peggio che peggio, vediamo questo quanto mi dura. Se no smetto perché è un disastro. Allora, vediamo un po'. Allora, come tratto e modalità di utilizzo è comodissimo, come tutti gli eyeliner in penna. L'unico problema è che non c'è una scrivenza che mi soddisfa. È troppo chiaro. Troppo chiaro. Niente, neanche questo va bene. Ma poi quando ci passate sopra, quando ci ripassate vi lascia il buco. No, 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 no. Non è. No, neanche questo va bene. No, neanche questo va bene. Bocciato anche questo. Tra parentesi, penso che durerà anche questo molto, molto poco. Adesso, Kajal nero. Questo. Perché a differenza dell'eyeliner che c'è qui, della parte questa, praticamente questo funziona perfettamente meglio di quello di Kiko, quindi mettiamo questo. Ecco cosa volevo dirvi. Volevo parlarvi di una cosa. Allora, volevo iniziare una nuova rubrica nel canale che è sulla dal make-up e tutto il resto, dalla bellezza, ma un po' più sul profondo, tra virgolette. Volevo iniziare una rubrica dove ogni settimana. Ora devo vedere un attimo di preciso quando, il giorno preciso, lo voglio fare tipo appuntamento. Ogni settimana voglio parlarvi di un argomento. Voglio parlarvi di un argomento anche attraverso, che ne so, immagini, libri, canzoni, insomma, cose di questo genere. Volevo iniziare questa nuova rubrica dove appunto volevo parlare di argomenti random che po spaziano possono anche spaziare, cioè non devono essere necessariamente legati al mondo della bellezza. E appunto avere un feedback con voi con i commenti. Allora vi chiedo una cosa. Io ho già in testa il primo argomento di cui trattare, però vorrei che mi lasciaste i commenti su altri argomenti magari che vi possono interessare e di cui parlarne insieme, come se fosse una sorta di rubrica del giornale. Non lo so, non ve lo so spiegare, però vabbè, il primo argomento lo vedrete la settimana prossima. Lo vedrete la settimana prossima, ormai sì. Però vorrei che sotto sia questo video che sotto a quel video, che al video che caricherò poi, mi lasciasse dei commenti dove mi scriveste su quale argomento vorreste questi video. So che adesso così sembra chissà di che deve parlare. No, cose semplici pure. Ecco, rossetto questo qua di Urban Decay, che praticamente da quando ce l'ho lo sto utilizzando sempre perché è un colore passepartout. Ecco qua. Mamma mia, sembro Casper. Comunque. L'outfit è semplicissimo. Scusate il casino dietro, ma l'outfit è semplicissimo. Questo maglione, i jeggings grigi e i mitici stivali, che io mi rendo conto che sono degli stivali un po', cioè non piacciono a tutte, però sono gli stivali più comodi che ho mai potuto comprare.
Comunque, adesso prendo Alessandro, lo vesto e esco immediatamente, se no non riesco a fare nulla. Lascio tutto così, lo so, sono diventata un po' una casalinga meno disperata del solito, nel senso sono meno casalinga del solito, però quando ho un giorno libero e devo fare talmente tante cose, mollo perché non, cioè, preferisco stare con i miei figli e fare le cose con loro, piuttosto che passare una mattina praticamente a metà posto casa. Niente, a dopo. Eccoci. Allora, promemoria della mattinata. Devo andare all'acqua e sapone. Fa un rumoraccio sta macchina. All'acqua e sapone. A cercare sto benedetto pennello e a vedere quanto costa uno spazzolino elettrico per Aurora, perché ha deciso che deve usare lo spazzolino elettrico come me il subbabbo. Poi prima devo passare in farmacia a prendere il liquido delle lenti che mi è finito, a prendere le salviette per Alessandro e a prendere la pillola. Eh sì, cari, tanto siamo tra donne, sappiatelo, perché non ho intenzione in questo momento di avere un altro figlio. Ambulanza, non è un buon segno. Niente, poi Eurospin, perché oggi parte una promozione con le cose di San Valentino e con delle cose per i lavori di casa. Mi interessano più le cose dei lavori di casa che le cose di San Valentino, perché io a San Valentino lavoro. E poi perché San Valentino, sinceramente, l'ho smesso di festeggiare da 7 anni ormai, non lo festeggio più da 7 anni, quindi anche perché io festeggio sempre San Valentino. Vabbè, niente, andiamo. Bene, allora. Io ho fatto i miei giri, a parte che ho preso anche cose che non mi servivano, tipo questi. Vabbè, ma lasciamo perdere, so dettagli, so dettagli. Ho preso anche questo, che giuro l'ho preso solo per il packaging, no, non è vero, il profumo è fantastico. E poi ho preso anche questi. Che voi mi direte, hai fatto il riordino del make-up, hai buttato un botto di roba, sei andata a comprare make-up. Sì, perché mannaggia Clio quando me l'ha fatti vedere. Ecco qua, sono i matitoni eyeliner. Andiamo, sì, sono i matitoni eyeliner. Ho preso quello rosa e bordeaux, quello bronzo e oro. E quello no, sì, quello bronzo e beige e quello rame e marrone, insomma, vabbè, poi ve li faccio vedere meglio decisamente, perché così non vedete una mazza. Niente, io adesso me ne vado a casa e speriamo che Samuele non mi uccida. Ah, una cosa super 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 ottima. Andiamo! Sì, andiamo! Veloce! Queste, le frappe dell'Eurospin, andatele a prendere perché sono buonissime! Ieri al lavoro l'ho mangiato un quintale, solo io. Va bene, io adesso vado perché se no Alessandro mi uccide e poi dobbiamo portare la macchina dal meccanico, quindi un gran casino, dobbiamo ritornare all'Eurospin a prendere la pittura. Io devo andare a sentire, ho il colloquio con le insegnanti per Aurora, anche se fa l'asilo, però abbiamo il colloquio degli insegnanti con gli insegnanti. E niente, ci vediamo a casa. Eccoci a casa, finiti tutti i giri. È mezzogiorno e un quarto, cioè non dico niente, è mezzogiorno e un quarto. Vabbè, vi ho fatto vedere un po' di cose, tipo queste che sono buonissime, sono come le M&M's. Quelle gialle, identiche spiccicate, come sono identiche spiccicate anche le gocciole che si trovano all'Eurospin. Poi ho preso questo qui, che è praticamente il supporto per il cellulare per la macchina, e ho preso anche questo qui, sempre per la macchina. Questi li trovate tutti e due all'Eurospin.
E poi niente, cioè questi veramente, cioè ora ve li faccio vedere meglio, vedete? Cioè, ero partita in realtà che volevo prendere quello con il grigio-verde come matitone, però quando l'ho swatchato non mi è piaciuto per niente proprio. Cioè, dal video di Clio si vedeva un'altra cosa proprio, invece facendo lo swatch in negozio io ho visto proprio un altro colore, che, cioè nel video di Clio proprio stiamo su un altro pianeta. Invece questi qui quando l'ho swatchati mi sono piaciuti tantissimo, poi comunque sono colori sfruttabilissimi anche d'estate, cioè io questi colori li sfrutto tantissimo. Tantissimo, cioè i marroni sono quelli che sfrutto di più. Questo rosa l'ho voluto prendere perché mi piaceva tantissimo questo che è un oro rosa e questo che è un borgogna fantastico. Sono molto 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 morbidi, sia i matitoni che gli eyeliner, che in teoria non sono, cioè, secondo me sono più come si chiamano? Più kajal che eyeliner. Comunque, infatti mi sa che c'è scritto kajal. Vabbè, gli arrivo sempre dopo. Allora, sì, Kajal, col Kajal. Allora, vi dico i numeri così nel caso li volete andare a vedere sapete quali sono i numeri. Allora, lo 005 Pink and Purple, lo 002 Kissed by a Rose Gold, che è questo qui, questo è fantastico, questo colore, e poi lo 003 Queens of the Bronzed Age, che è questo qua. Questo che c'ha questo kajal qui spettacoloso. È un beige dorato molto 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 luminoso per l'interno dell'occhio, è fantastico. Io penso pure all'interno della rima per allargare lo sguardo. E niente, ovviamente ho preso anche questi, sempre all'Eurospin, che però sono per Samuele. Gli faccio sempre un regalino dolcioso. E niente, adesso non c'ho voglia di preparare il pranzo, sono sincera, quindi penso che farò un'insalata. C'è il salmone, il tonno, sì, famo l'insalata così manco devo sporcare niente. Alessandro tanto dorme, quindi prima dell'una non si sveglia. E a posto, poi poi che altro? Ah, vi voglio far vedere una cosa molto 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 bella. Allora, quando c'è stata quest'estate la festa qui al mio paese, cioè la festa, una delle 18.000 feste che fanno al mio paese, la fotografa del paese, una fotografa, una dei due fotografi del paese mi ha chiesto di fare delle foto ai bimbi per esporle, e gli abbiamo fatto fare queste foto. Gli ho fatto fare queste foto per il paese, eccetera, eccetera. E ne abbiamo scelta una da esporre. Maggiormente l'ha scelta lei perché giustamente è il suo lavoro, ne capisce un po' di più. Però a me è piaciuta tantissimo questa. E una volta esposta, comunque me la doveva dare, si è sempre dimenticata. E oggi me l'ha data ed è fantastica. Allora, a parte il fatto che è super gigante, quindi non so neanche dove troverò la cornice a giorno per metterla, però questa qui per ora rimane nella custodia, questa che mi ha dato lei, e quando andremo su a casa nuova la metterò nella camera dei bimbi perché è fantastica. Lo so che siete super curiosi di vedere questa foto, però vi voglio tenere un po' sulle spine. No, scherzo, ora ve la faccio vedere. Cioè, guardate che spettacolo. Cioè, guardate lui, Alessandro, com'era ciccioso. Era un ciccione di quelli esagerati. C'ha le sise, cioè, veramente spettacolare. E Aurora mi piaceva tantissimo perché era, cioè, con i capelli così, che abbracciava il suo fratello, era veramente veramente bella. Eccola qua. Belli che
Ah, oh, finalmente! Ragazzi, c'ho il supporto per il cellulare in macchina. Allora, mi siete bene così? Allora, finalmente ho questo benedetto supporto. Peccato che non si attacca dove volevo io, però va bene. Allora, sto andando a sentire come va Aurora a scuola. Io ho anche detto che se si comporta bene, cioè che mi dicono che si comporta bene, allora c'ha un premio. Se non si comporta bene non c'ha niente. Ovviamente la sua nonna, no, lei è sempre brava, ce lo deve avere sempre il premio. No, per il mio parere da mamma, no. Se vengo a sapere che si comporta male o che niente premio. Assolutamente niente premio. Anche perché conosco mia figlia da sole. Conosco mia figlia, scusate, ma non si vede niente, c'è il sole. Conosco talmente bene mia figlia da sapere che è capace anche di non ascoltare, eccetera, eccetera. Quindi è vero che ha 4 anni e che non posso pretendere tantissimo, però almeno un minimo di educazione, nel senso fra un po' questo mi viene addosso, quando, che ne so, se la maestra ti dà delle regole la devi seguire, ecco, tutto qua. Già a casa, cioè, ci mette 100 anni per risponderti, a me mi manda già al nervoso sta cosa, lei lo sa. E quindi se vengo a sapere che non ascolta o che si comporta male, eccetera, non so per fargli il premio, ecco. Tanto voi mi cadete. Vabbè, proviamo così. E niente, ora vado e dopo vi dico, secondo voi com'è stata? Brava? Ascolta? Boh. Tra pochissimo ve lo farò sapere. Pazientate 3, 2, 1. Allora. No, Gli posso frullare sto cellulare dal finestrino? perché l'ho lasciati giustamente senza Che sapere cacchio come è dovete? andata la Che fila. cavolo dovete sapere? Fate il pacchetto da fare i vostri. No. Sì, mi voglio tanto bene, sto scherzando. Allora, siamo due genitori super contenti perché abbiamo una figlia Guardate, sto perfetta. piangendo, piango dall'emozione, piango. Non è vero, è stupido. Abbiamo una figlia praticamente perfetta, è Ma buona investi di lavorative, non mi carattere, devi ma sempre ti vedono investi lavorative, comunque, è buona di carattere. Esteticamente è una bella bambina, dimostra più dell'età che ha, quindi siamo Manu, stringi, stringi, contentissimi. che sta luce mi sta dando fastidio, sto guidando. Va bene, ci vediamo dentro l'Eurospin. Dovevamo prendere solo la pittura. E invece abbiamo preso di tutto. Tu sarai la forza mia, Ha preso anche questo per Aurora perché è stata brava. È come quella che ho preso io della bellissima della Imetech, solo che è giocattolo. Allora, come ci organizziamo? Iniziamo Vai, con queste bestie. idropittura. Anzi no, iniziamo con le buste, sennò se le Ah, pulisco. se siete in fase di imbiancamento di casa, passate all'Eurospin perché 14 litri 10 euro. 9,99 euro. 9,99 euro, quindi voglio dire, Sì, 9 euro, no, sì, se può 9 euro. fare, insomma. Vai, Allora, carichiamo la macchina. no, la pittura. Carnevale era passato. Quello è disperato che c'ha un sonno e se lo porta via e non dorme. Qui c'è un gran bordello. E io devo mettere a posto tutte queste buste. C'ho casa ridotta un macello. Quando le lascio a casa con la nonna, macello, torno che c'è un gran casino, un gran casino. Vabbè.
Adesso disfo le buste. Sentite che ha sonno e non dorme. Adesso disfo la spesa. Poi per cena abbiamo deciso di fare hamburger con le patatine e il panino proprio. Così almeno neanche mi metto a rompe robe, cioè a rompe, a sporca padelle, eccetera. Faccio tutto nel forno e poi mi godo Sanremo. Basta, ho deciso stasera così. M'ero dimenticata le patate fritte perché noi mangiamo sano. Vedete che smircio. Buon appetito, buonanotte, alla prossima. Ciao. Ciao, 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 sì, sei.